8-10 e io sto con il giubbotto perché fa freddo qui dentro. Ovviamente non è che lascio il riscaldamento acceso se non c'è nessuno. Allora, oggi è martedì e l'interno del camper, come ti avevo già detto nell'altro video, è finito, però adesso è proprio pronto. Ho montato le tende, come puoi vedere, che ho trattato con una tinta della coloreria, una tinta che va sul colore delle tendine separatrici della cabina, che ho fatto tagliare e che ho montato, vedi? Quelle che prima erano ancorate qua sopra, adesso stanno solamente inserite come divisorio per cabina cellula. Direi che vanno benissimo, per le mie esigenze vanno benissimo. In questo modo la mansarda rimane aperta, come ti dicevo, e direi che il camper, vediamolo un po' da in fondo. Come puoi vedere, ha molta più profondità. Vabbè, insomma, era quello che volevo, quello che mi ero prefissato. Quindi, ti dicevo, le tende le ho colorate con quella tinta lì, ovviamente non è che prendono tantissimo colore perché essendo una maglia arretata non riesce a vederla la differenza, però prima erano praticamente bianche e nel video non so se si vedranno, però insomma sono un pochino più colorate di prima. Quindi niente, è pronto il divano letto, è pronta la mansarda, ho messo il piumino, le lenzuola, quindi il letto è pronto e mancano i cuscini che li stiamo usando nella villa. Ce n'è uno solo, per cui diciamo che qui abbiamo finito. Allora, qualche novità, una sola qua, intendo dire che ho iniziato i lavori esternamente e te li farò vedere in un prossimo video, perché ho trovato dei problemi sui parafanghi. Vabbè, poi qualcuno magari su Facebook ha visto le foto. Su Facebook trovi la pagina Civico Zero, ma anche il gruppo di Civico Zero, gruppo full timer itineranti. E lì diciamo che si parla in maniera diversa dalla pagina. La pagina è più riservata a Civico Zero, mentre sul gruppo possono scrivere e postare chiunque. Ovviamente in tema full timers e itineranti, non è che puoi metterti a parlare di pasta alla carbonara. E quindi io ho già messo un avviso sulla pagina di Facebook di Figlio Zero di iscriversi al gruppo, perché la pagina prima dell'estate la chiuderò, perché praticamente la pagina diventa un clone del blog e onestamente non mi va di seguire due cose gemelle, e quindi c'è il gruppo che è poi oltretutto decisamente più aperto alla discussione rispetto alla pagina. Breve introduzione, chiudo la parentesi. Comunque su Facebook ho messo anche le foto della parte esterna. Sto facendo i lavori, purtroppo in questi giorni sta piovendo e sono fermo. Sto aspettando la vetroresina e vabbè, poi vedremo un attimino più avanti. Quindi qui la novità è vabbè, la tendina, ma soprattutto tu vedi questi due ganci, ok? I due ganci servono per questa barra di legno. Ora vediamo un po' di farti capire come funziona. Semplicemente con la porta chiusa, ovviamente, questa barra viene inserita qua, in questo modo. Aprendo, anche forzando la porta, non si riesce ad aprirla. Questo cosa serve? Ovviamente non è un sistema di sicurezza, ma è un sistema di prevenzione. Difatti ho scelto questa barra, queste misure e questi ganci proprio come prevenzione, perché se tu forzi al punto tale di imprimere uno sforzo notevole, la barra si spacca, perché è un legno pressato decisamente minimo e questo
soprattutto mi serve per evitare di farmi spaccare la porta che costa un pochino più di questa barra. Per cui non è, ora te lo dico prima che mi scrivi nei commenti, ma quella si apre con un cacciavite. Allora, in un camper si entra con un cacciavite, anzi con un taglierino, basta un taglierino per entrare su un camper. Quindi tutto ciò che tu fai sulle porte è un sistema di prevenzione, perché possono entrare benissimo da quella finestra o da questa o da questa con un cacciavite e un taglierino. Quindi non mi sto sigillando dentro. Questo è un sistema di prevenzione perché, metti caso, stai dormendo di notte e dall'esterno riescono velocissimamente a aprire la serratura, qui ci mettono decisamente più tempo e ho tutto il tempo di scendere e dargli una mazzata sui denti. Quindi è una serratura in più, ok? Solo quello. E comunque svolge il suo dovere, perché come vedi la porta è fissata. Dall'esterno ci sono due viti. Aspetta che metto a posto la barretta. Dall'esterno ci sono due viti, come puoi vedere. Sono viti con rondelle in acciaio e hanno il Sikaflex per evitare infiltrazioni. Quindi, ti ho detto tutto, non c'è nessun rischio di infiltrazione. Le possono svitare da fuori, tu mi dici no, perché qui c'è dell'attack tra il bulloncino e la vite. Per cui dall'esterno credo che rovino l'impanatura della croce del cacciavite. Questa per svitarle bisogna bloccarle da fuori e utilizzare una chiave da... questa è una 10, se no non le apri. Comunque sia, ti voglio dire, sai, è sempre il discorso di una prevenzione, perché ti devi mettere anche a svitare le viti e fai ancora più rumore e vieni notato ancora di più dall'esterno. Cioè, questi sono tutti palliativi per cercare di rendere difficoltoso l'ingresso. Per rendere inviolabile il camper dovresti fare una cellula di acciaio con 10 lucchetti qua, senza finestre, o se metti le finestre ci dovresti metterle inferriate come a casa, ma troverebbero comunque il modo di fare qualcos'altro. Come è un palliativo, un sistema di prevenzione, l'interruttore sulla pompa che ti ho detto nello scorso video, l'interruttore sull'alimentazione della pompa del gasolio, che anche quello ho messo nascosto dietro la plancia, è un sistema per rendere più difficoltosa la vita ai bastardi, tutto qua. Ok, mi pare che non ci sia altro. No. Per il momento direi è tutto. Video brevissimo di 5 minuti per aggiornarti un pochino sulla situazione. Domenica non sono andato in onda perché stavo facendo la carrozzeria, ero ridotto veramente male a livello di mani e non potevo tenere in mano la telecamera, proprio impossibile. Però vediamo questo weekend di documentare qualcosina. Quindi vi ripeto, iscrivetevi al gruppo. Lo trovate su Facebook, gruppo Civico Zero, Full Timers e Itineranti, perché ti ripeto, la pagina prima dell'estate verrà chiusa. Ok, è tutto. Buon mercoledì a tutti. Ho detto che era martedì prima. Ok, è mercoledì. Ciao!